Il gran finale dei trofei MP Dynasty Exhaust Mass è andato in scena sul circuito Tazio Nuvolari di Cervesina. In terra pavese, oltre ai vincitori di gara, si sono assegnati i titoli 2020 di un torneo che ha riscosso i favori dei piloti, con tanti conduttori arrivati da ogni angolo d'Italia, a conferma della qualità del torneo più longevo d'Italia. In pista si è scatenata la bagarre fin dalle prove del sabato, per poi alzarsi allo spegnere del semaforo rosso. A sorridere sul podio dei campionati Cervioni, Mini GP 10 pollici, Ameli, Mini GP 12 pollici, Galloni, Moto 4, Balboni 125, Bondavalli 125 Open, Vitali 300, Samarani 600 Open, Travagliati 600 Stock, Bartolini 1000 Open, Mozzachioli 1000 Stock, Bianucci Race Attack 600, Palladino Race Attack 1000. I primi a scendere sono stati i ragazzi della MiniGP, con Cervioni mattatore assoluto e dominatore della gara. Un bel finale per il neo campione che fa 4 su 4 e saluta la MiniGP per approdare nel 2021 alla 300. Seconda piazza per Zampa, che nell'anno del debutto è sempre salito sul podio. Nella 12 pollici, vittoria di gara a titolo per Ameli, che festeggia con il numero 1 la prima stagione di gare. Alle sue spalle Trubbia, autore anch'egli di una bella gara. Dopo la categoria dedicata ai giovanissimi, in pista la prima gara della 1000 Open. Su di una pista umida, il pilota di casa Andrea Maestri ha fatto gara a sé, fuggendo fin dal primo giro e andando a vincere in solitaria. Cristian Brugnone, dopo due round sfortunati, ha trovato la via del podio, con un ottimo secondo posto davanti a Walter Bartolini, che ha corso senza prendere rischi per festeggiare il titolo. Arrivato poi con una gara d'anticipo. Quarta piazza per la Wild Card Kelly, che ha messo alle spalle un rimontante Boccelli. Nella seconda gara di giornata della 1000, Maestri ha dettato ancora una volta legge, staccando il duo Ducati Brugnone e Boccelli, che hanno chiuso nell'ordine completando così il podio. Bartolini ha chiuso sesto dopo un dritto, che lo ha stromesso dalla lotta per il podio. Raimondi nella Supermono ha avuto ragione di Scagnetti, vincendo una gara tirata. Il pilota reggiano, fin dalle prove, ha mostrato un ottimo passo, ha avuto ragione del rivale di Colombi, terzo. In campionato invece va a Scagnetti, che con il secondo posto odierno supera Frey e Raimondi. Spettacolare la Moto 4, che si conferma categoria per giovani molto veloci. Terzetto in fuga composto da Campagna, Wildcard Bonetti e Galloni, che staccano la concorrenza e danno vita a un bellissimo duello che si risolve solo sotto la bandiera a scacchi. Affermazione per Campagna, che precede Bonetti, e Galloni, che con il terzo posto fa suo il titolo. Il parmigiano, dopo la vittoria nella Mini GP dello scorso anno, al cambio di categoria conquista un altro alloro. Seconda piazza in campionato per Mattei, quarto al traguardo. 125 Open nel segno di Bondavalli, dominatore della gara e vincitore del torneo. Dall'altra parte, vittoria di De Padova, autore di una stagione in crescendo che gli ha permesso di conquistare l'ultima vittoria di stagione davanti al neocampione Balboni. E Fedra Teffo, che conquista il terzo posto sia in gara che in campionato davanti al debuttante Puzzo. 300 Supersport nel segno della bagarre, con 4 piloti in fuga, Vitali e Conte, equipaggiato con le nuove gomme Dunlop. Lusso Lorenzini ha dato vita a una bella battaglia, suon di sorpassi e cambi di posizione. Una gara intensa che ha premiato il debuttante Vitali, capace di vincere gara e titolo, piegando la resistenza di Conte, secondo, e di Nico Lusso, che lascia così lo scettro al compagno di squadra. Da sottolineare l'arrivo in volata tra Vitali e Conte, che ha mostrato la validità delle gomme Dunlop separati da un solo millesimo. 600 Open nel segno della Wild Card Manfredi, mattatore dall'inizio alla fine di una categoria dall'alto contenuto tecnico. Al secondo posto in solitaria il giovane Campaci, che lo scorso anno ha vinto la Race Attack, il quale ha preceduto Ferrari, autore di una bella gara che gli ha permesso di mettere alle spalle Mortali e Saltarelli. Race Attack 600, spettacolare, con battaglia al vertice tra Liberini e Bianucci, che si sono contesi il successo in entrambe le manche. Se nella prima ha vinto Bianucci, la seconda è andata a Liberini, che ha così vinto la gara vincendo gara 2. Al terzo posto Voc, che seppur a pari punti con Como ha conquistato l'ultimo gradino grazie al miglior risultato nella seconda manche. Il titolo è andato a Bianucci, che così festeggia una stagione superlativa, conquistando titolo assoluto e rookies, mentre la classifica challenge va a Zagoner. Nella 1000, con Torchio fuori per guasto, Palladino, primo in campionato alla vigilia dell'ultimo round, ha festeggiato il titolo con una gran bella doppietta. E successo di tappa. Nelle due manche Palladino ha avuto infatti ragione di un ottimo Scotti, secondo in entrambe le manche, e Ivan, terzo assoluto e primo dei rookies. In classifica challenge remoto ha preceduto Gelsi. I trofei Motoestate, dopo lo spettacolare round di Cervesina, mandano in archivio una stagione bella e complicata come quella del 2020, ma soprattutto vi danno appuntamento con un 2021 che avrà novità a breve e sarà agguerritissimo.